credo che sia una partita molto, molto, molto difficoltosa, perché sta... Oh, scusami, a volte viene fuori il mio dialetto argentino, che io sono nato in quartiere argentino, la Casina Rossa. No, la partita, per la prima partita è stata difficile, sicuramente, ora cercheremo di rifarci. Io ho giocato per la squadra come sempre, perché sono un generoso, e quindi ecco, paura non ne abbiamo, soldi nemmeno, quindi siamo abituati a questi generi di partite, lotteremo dal primo minuto fino alla fine, quello sicuramente. Mi fai fare già all'inizio subito gli scongiuri. La partita di questa sera è una partita importante, loro la prima l'hanno pareggiata, noi cercheremo di giocare al meglio, come sempre, buon calcio, e cerchiamo di portarci a casa i tre punti, che sarebbero già un buon viatico per la qualificazione. Una partita spettacolare, 3-3 finisce. Non so, la prima partita che fanno i musicisti, bisogna vedere, poi giocano con la squadra che ha vinto l'anno scorso. Secondo me sarà una partita interessantissima e siamo impegnati con i vincitori, tuttora sono vincitori del torneo dei Rioni, sarà molto impegnativa ma sicuramente saremo all'altezza. Risultato 2-1 per i Rioni musicisti. Risultato finale prevedo un 2-2 e speriamo di vedere una bella partita. Di Berti, sono qui apposta. Chi pensi possa segnare il gol della sera? Sicuramente non Bocciolini, che è scarso, poi il resto va bene per tutti, chiunque. Queste sono le formazioni. Simone Pellegrini, numero 6 capitano, numero 10 Andrea Sebastiano Piagioni, allenatore Valerio Di Pierri. La battuta è vostra, salutiamo. Vai vicino. Vai vicino, Andres! Sì, sono contento per il gol, l'importante ora è portare a fondo il risultato e provare a vincere in tutti i modi nel secondo tempo. Si sta lì, a pensare, non devono ragionare, in mezzo al campo non si devono girare. E poi fai terzi veloci, 1-2-3, 1-2-1-2 ci va dentro. Lo sai, a quando ti fa di qua? Bravissimi tutti. Ma dove c'è la velocità? A occhi chiusi fa. Bravissimi tutti, continuiamo così. Sì, sì, l'1-1 è meritato perché loro in definitiva hanno fatto un tiro, noi un'occasione su punizione, poi altre punizioni, ma era più giusto uno 0-0 secondo me, però l'1-1 va bene, ci è andata bene che l'abbiamo ripresa subito, ora c'è da ricorrere altri 25 minuti, quello è il problema. Sì, forse un po' solo, ma perché loro sono molto bravi a difendere, sono grossi, sono fisici, li conosco e sanno il fatto loro. Il gol ha avuto fortuna, ha sbagliato il portiere, ha avuto fortuna io. Thank you.
Mandaci è sempre libero. Prendiamola Omo. Mandaci Paolo. Yes, I think about this running in a crazy, incredible game. It's a very, scusa, l'ora dialetto americano quando il Bronx. No, è stata una partita difficile, ma queste partite io non manco mai, sono sempre presente e la differenza la faccio sempre. Sono contento per la squadra, un risultato strameritato. Direi una vittoria meritata che ci rilancia, era una partita importante perché dopo il mezzo passo falso della prima partita, tre punti sono fondamentali per il proseguo del torneo. Beh, i miei ragazzi erano abbastanza un po' nervosi, diciamo che la sconfitta ci sta, non così pesante, però cerchiamo di recuperare la prossima. Partita alla grande, ci sono squadre più forti della nostra come c'era l'anno scorso, poi vince una sola, speriamo di essere noi anche quest'anno.